tutto, allora in questo video vi voglio mostrare alcune cose che mi ha inviato questo sito che si chiama Unghie Mania, che è un sito appunto che rivende accessori, un sito italiano che rivende accessori per la nail art, ricostruzioni, eccetera. Quindi vi mostro le cose che ho scelto, è un po' come se fosse video haul. E poi pian piano che li utilizzo, ovviamente li utilizzerò nei video e vi dirò sì, mi è piaciuto o no, non mi è piaciuto. Per ora ovviamente non vi posso dire nulla perché non li ho provati. C'è questo qui che è un portapennelli da tavolo, quindi qui ovviamente all'interno si infilano i vari pennelli. Non li ho mai usati questi qui, quindi vediamo un po' come mi ci trovo. Poi ho preso un bel po' di tip per fare le prove, perché io queste tip non riesco a trovarle in giro, almeno qui a Latina non riesco a trovarle. Ho preso queste qui lunghissime. Se solo mi mettesse a fuoco, eccolo. Ho preso queste qui lunghissime, non fate caso al mio smaltino sbeccato ovunque. Ho preso queste qui lunghissime, che ovviamente variano di varie dimensioni. Ho preso sempre lunghissime, però stiletto. Queste qui mi interessavano parecchio, non ho mai provato a fare queste decorazioni, insomma, su queste unghie lunghe. E poi ho preso le classiche square. Ci sono qui dentro la busta, vengono con tutte quante le dimensioni per tutte le unghie. A me sinceramente interessavano quelle più grandi, quindi, però vabbè, le utilizzerò lo stesso per fare le prove, perché comunque dentro ce ne sono tantissime, perché io le square grandi così nella mia città non le trovo, non so perché, e queste qui sono fenomenali, cioè lunghe così sono comodissime. Ovviamente vi farò sapere. E incuriosita da Maddalena, quindi Maddina Fashion, ciao patata, ho voluto chiedere, ho chiesto questi portatip per fare appunto le prove. Sono questi aggeggini rosa sui quali si poggia la tip e quindi si può tenere in mano in questo modo comodamente per poi andare a fare la prova, insomma sulla tip, andare a dipingere sulla tip. E non lo so, li devo provare, però Maddalena ne parla spesso, quindi penso che siano prodotti validi. Non lo so, devo provare per vedere se mi ci trovo bene o meno. Però vediamo. Poi ho chiesto una di queste lime qui. E quando la proverò vi farò sapere anche di questa. Due pennelli. Questo angolato piatto. E ovviamente i pennelli li devo provare prima di potervi dire. E quest'altro qui. Perché volevo provare a fare una sfumatura sull'unghia e poi vi farò vedere come. E questa cosa qui, questa tecnica, poi vi mostrerò con questo pennello, me l'aveva insegnata Oksana al suo corso. Poi spero di non dimenticare nulla. Ne ho già uno che mi aveva dato Oksana nel corso di primo livello, però ne ho preso un altro perché può sempre tornare utile o magari lo metterò in palio per qualche concorso, non lo so, ora vediamo. Comunque ho preso uno di questi bicchieri. Quelli che sono comodissimi per quando si fa nail art con la pittura acrilica, perché se sto usando più pennelli contemporaneamente, se magari devo continuare a sfumare però con un altro pennello, non ho tempo di star lì a lavare l'altro, perché sappiamo che se la pittura acrilica si asciuga sul pennello, il pennello è da buttare. Quindi non ho tempo di lavarlo, lo poggio qui, che comunque le setole stanno nell'acqua, e poi dopo con calma lo vado a pulire. Questi qui sono comodissimi quando si fa nail art con la pittura acrilica. Poi infine ho preso un altro di questi portapennelli, anche questo qui. Ne ho un altro appunto, come vedete, del corso di Oksana. Sono di una comodità estrema questi qui. Sono veramente comodissimi. E quindi ecco, ho visto che nel sito c'era. Anche questi qui, io qui giro per Latina, non li trovo. E quindi l'ho preso. Questi, cioè, io li trovo veramente comodissimi come per portare i pennelli. Quindi niente, queste sono le cose che avevo scelto io dal sito. Piano piano vi parlerò dei singoli prodotti, quindi se mi ci sono trovata bene, se mi ci sono trovata male, eccetera. Comunque, con questo è tutto. Io vi saluto, vi mando un bacione, ma e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Piccola aggiunta, volevo dirvi che il sito Unghie Mania ha messo a disposizione uno sconto del 10%, appunto inserendo il codice Michelinia10, sul totale dell'acquisto, quindi avrete uno sconto del 10%. Ci tengo a precisare però che io ovviamente non prendo un centesimo da questa cosa, non ho percentuali sulle vendite o altri rientri monetari di alcun genere, neanche per fare questo video ovviamente ho avuto nessun rientro monetario. E quindi niente, ecco, volevo dirvi questa cosa. Poi.
Come sempre vi ricordo anche l'appuntamento con il Lab, anche domani che è il 5 di maggio, sabato alle 13:30, sempre per chi vuole vederlo ovviamente, sempre per chi vuole può scaricare la mia applicazione che è gratuita ovviamente, sia per Apple che per Android, così trovate tutte le mie nastre. Vabbè, con questo è davvero tutto, vi saluto, un bacione, ciao!